Ciao! Video sui pacchettini di Cinecittà World dell'evento del 14 luglio. Guardate questo pacchettino, me lo vado ad aprire ora. C'è un po' di scotch, ma è quello di carta, quindi dovrei fare abbastanza in fretta. Ne ho tantissimi da aprire, ragazzi, non avete idea di quanti pacchettini ho da aprire, ma ce la farò. Infatti, vedete, ogni volta che il tavolo si riempie di cose nuove, guardate questo quanto è bello. E guardate qua, c'è una big surprise fatta da voi. Qui sto tirando fuori. Cos'è? Sembra un Fashems. Sembrano quei My Little Pony che erano tipo squishy. Questo invece è di gommina ed è molto carino, un unicornosino bellino, che carino che è. Ok. Poi qui c'è una pallina. Che ci sarà? Allora, Francesca per Babu. C'è anche la letterina. Ma ci sono un sacco di altre cose. Vediamo fuori. Tutto, tutto, tutto. Pizza? Ah, c'è della pizza. Ecco, ragazzi, ci sono dei trancetti di pizza con il pomodoro, le verdurine, la mozzarella, per forse sarà per le nostre lol, ovviamente. Qui c'è uno skateboard che dovrebbe essere perfetto per panchino. Che strano questo, però è tipo ruvido, sembra. Sopra sembra una limetta delle unghie. Ma che strano, forse per non far scivolare. Poi ci sono dei cartoncini, vediamo un po'. No, non c'è niente, sono tipo coriandoli. Vediamo se c'è una letterina oppure no. No, non c'è la letterina. E chi me la manda questa cosa? Francesca, voi direte, perché c'è scritto qui. E quindi apriamo la pallina di Francesca. Sì, no, sto cercando se trovo altri foglietti. Forse il foglietto è qua dentro, vediamo un po', Cosa ci sarà? Siete curiosi? Sì, lo so che state a dire apri, 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 apri come l'ullina. Oh, la letterina. Allora, innanzitutto c'è un vestitino di LOL. Ma che strano, è mezzo azzurro, mezzo rosa. È la tutina come quella di Can Do Baby. Bello questo perché va bene anche i LOL Boys, secondo me, questo vestitino, perché è molto neutrale. Poi c'è una fascettina che è stata customizzata. E poi ancora. Ma cos'è? No, ragazzi. È un ciondolo fatto con i 20 centesimi bucati. Diciamo, li può appendere. Fantastico. Se deve pagare il resto, paga col ciondolo. Ma chi allora l'hanno fatto col trapano quello con la colonna per fare? È difficilissima sta cosa. Poi c'è un vestitino e delle scarpine, comodissime perché le scarpine si perdono sempre. E finalmente la letterina. Qui vedo una salsiccina unicornina che è la nostra stella. Ah, l'ha chiuso con una forcina, guardate che genialata per tenere fermo il tutto. Lara e Barbara. Sì, è un pochettino come se fosse un pochino umida. Può essere che l'hai portata in piscina questa letterina, eh? Perché io lo so che voi vi siete fatti tutti quanti il bagno in piscina. Vi ho visto che eravate tutti, avete fatto lo scambio delle LOL in costume da bagno. O forse è colla. Devo cercare, anzi, devo sperare di aprire la letterina senza sfracellare niente. Adesso state vedendo le fatiche di Barbara per aprire le letterine. Credo che sia soltanto questo pezzo, ragazzi. Non vedo altre scritte. E quindi, ok, era questo il disegnino. Lara, Barbara, Stella, cibo, cibo. E questo quindi era il pacchettino di Francesca. Niente, ho cercato una letterina, ma non c'era. E niente, lei ci ha fatto proprio regalini. Grazie, Francesca. È bellissimo, specialmente questo 20 centesimi col buchino. Ve lo dico sempre, non mettere soldini dentro i pacchetti. Quelli, i soldini teneteveli voi. Questo va bene perché è un ciondolo, però se no non vi togliete i soldini. E grazie per questo unicornino perché è bellissimo. Ne apriamo un'altra, che dite? Adesso sistemo, metto le cosine a posto e ve ne apro un'altra. Magia, magia, fatto. E apriamo questa, dai, vediamo un po'. Calvin Klein, una delle mie marche preferite. È una letterina. Allora, c'è un intercalare. Che bello quando mettete le cose qui dentro. Tutto bello legato. C'è un ombrellino per le nostre ciccine. E una letterina. Regalini. Non ve li faccio vedere adesso perché. Vi tengo sulle spine. Selfie con Babù, Lara Babù, io. Scusate per i disegni, perché scusate, sono bellissimi i nostri hashtag. Gambetta felice, Think Positive Team. Ricordatevelo sempre perché TP Team, a parte le LOL, le Lille che dicono TPT, ma è la nostra family che dice che vuol dire Think Positive Team. Cioè, noi siamo il team che pensa positivo. Selfie con Babù. Ho fatto i più comuni.
Mi chiamo Anita, ho 10 anni e vi seguo da quando spacchettavate i mofi. A me piace molto seguirvi, sono iscritta a tutti i vostri canali. Quando trovate nei commenti, trovate Maurizio, sono io con l'account di mio papà. La prima volta che vengo a un evento, baci da Anita, che bello, sono così contenta quando vi incontro, ragazzi. E ha fatto anche il podio, che bello. Allora, voi me contro te, wow, che meraviglia. GBR e glitter, grazie, adoro quando ci mettete sul podio, è veramente un onore. E poi qui troverete disegni e altre cose che non vi svelo. Qui c'è un disegno da colorare. Tadam! Ricco. Ah, da ricopiare! Hai capito? Ce la faremo? Lara è molto brava. E adesso ci guardiamo i tuoi regalini. Li ho tenuto sulle spine abbastanza. E ora andiamo a sbirciare. Cos'è? Questo mi piace troppo. Aspetta che sei. C'è lo scotch, c'è lo scotch. Vabbè. Questi sono tatuaggi dorati, bellissimi. Fanno un effetto troppo bello. Sì, questo me lo faccio io. Questo me lo faccio io. Qui ci sono due gelatini fatti con le Pisla. Qui c'è una cosa per Lara. Cosa sarà? Che è Pisla? Soprattutto la domanda è come l'apro? Qui c'è un pezzo senza scorcio, ce l'ho fatta. Oh, ma che carino! Allora c'è un ciondolino. Oh, che bellissimo! Guardate quanto è fatto bene. E questo è bellissimo con le cane, ma che carino! Era per Lara secondo voi? Mi sta bene. Dobbiamo dirglielo secondo voi per forza? Le do plug? Dai, le do plug e questo me lo prenderà. Ma tanto me lo prenderà sicuramente perché io la conosco. Barbara, questo è per me invece. Oh, che bello pure questo. Ci sono due braccialettini anche qua. Ecco, metto pure questo, con i brillantini. Ce n'è anche uno qua, bangle. E poi c'è per Lele. Aspettate che qui c'è scotch su tutti e quattro i lati. L'avrei messo anche un po' così. Cos'è? Una tappa? Allora, questi, braccialettino un po' etnico, carinissimo. Una pigna. E una toppa fresh ponder. Buffissima, grazie. Che altro c'è? Ho tolto tutto, vi ho fatto vedere tutto quanto. Sì, quindi grazie Anita, grazie ai vostri pacchettini, grazie a voi che guardate questa rubrica, perché questa rubrica esiste proprio grazie a voi che la guardate e grazie a chi invece ci dedica del tempo per fare pacchettini, letterine, insomma, e ci esprime tutto il suo affetto in questo modo. Allora, ci vediamo ancora perché veramente, ragazzi, ne ho una marea di pacchettini, ne sto leggendo tantissimi, ma tantissimi ne continuano ad arrivare. Se venite agli eventi me li portate, se non potete venire agli eventi li potete spedire alla casella postale 270 a Pomezia. Potete mettere Barbara D'Alessandro. Se andate su in alto nelle informazioni trovate tutto l'indirizzo. Dite ai vostri genitori di non fare pacchi quelli più costosi, basta anche una posta 4. Quindi fate dei pacchettini o delle buste non superiori a 5 cm, così i vostri genitori risparmieranno un bel po' di soldini. Vi ho detto tutto, qui ci sono i bollini dei canali e qui qualcosa di carino da vedere dopo. Continuate a rimanere con noi, iscrivetevi a questo canale, all'altro canale e soprattutto raccontate ai vostri amici, parenti e tutti quanti, perché questo è un canale bellissimo, è fatto dalle vostre letterine di carta, dai vostri disegnini ed è tutto, tutto dedicato a voi. Ciao ciao!